Presidente, sarò rapido. Intanto ringrazio la sindaca per aver proposto questo tavolo istituzionale sulla riforma dei poteri, delle risorse e delle funzioni di Roma Capitale. E ringrazio tutti i colleghi degli altri gruppi politici che con i loro interventi hanno aderito al tavolo, che poi era anche lo scopo della mozione. E non mi soffermo e non mi soffermerò ora sui contenuti che il Movimento 5 Stelle e sulle posizioni che il Movimento 5 Stelle porterà al tavolo istituzionale, ma dirò solo esclusivamente lo spirito con cui il Movimento 5 Stelle si approccerà al tavolo. Il Movimento 5 Stelle si approccerà al tavolo ovviamente come tutti gli altri gruppi portando le proprie idee, ma lo farà non pensando alle elezioni, lo farà perché è necessario dare una risposta alla città riguardo questi temi. Lo farà con le proprie convinzioni, ma pronto comunque all'ascolto di quelle che sono le visioni degli altri partiti politici, perché come diceva la sindaca e come hanno ricordato tutti i gruppi politici, solo attraverso una unione di tutte le forze e una posizione comune che sicuramente raggiungeremo su tanti temi che andremo ad affrontare, riusciremo a risolvere la questione romana e quindi di conseguenza riusciremo a cominciare a fare un percorso che porterà poteri, risorse e nuove funzioni a Roma Capitale. Grazie, Presidente.